Hi guys, e bentornati in questa nuova parte del Let's Play di Pokémon Smeraldo. Dunque, vi faccio vedere una cosa. Ho recuperato Manectric, ho depositato Swampert perché era troppo allenato, era al 36, ok. Dunque, in questa parte dobbiamo andare al Monte Pira a vedere un po' che combinano quei buontemponi del team Idro, che si sono accampati proprio lì. Quindi saliamo sul nostro Zigzagoon, sul nostro Procione. Davvero è un eroe questo Pokémon. Allora, chi è che rompe? Tu meriti di morire, senza dubbio. Bravo. Ok, ancora che palumpeliper, via, via, via. Come non posso scappare? Bravo. Oddio, non ce la fa. Oh, al 34! Non sarà troppo dopato? Ok, entriamo qui nel Monte Pira, dove risiedono le anime dei Pokémon scomparsi. Infatti è pieno di tombe. Luogo molto allegro, devo dire. Allora, un altro Shuppet, via, via, fuga. Ah, siamo perseguitati. Ora metto il repellente senza pensarci. Però prima, no, lo metto adesso. Lo metto adesso. Allora, dov'è? 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 Eccolo qua, super repellente, perfetto. Ok, proseguiamo e dobbiamo scalare questo monte e andare a vedere dov'è il Team Hydro. Intanto prendiamo l'MT48 che contiene Baratto. Una mossa così utile che credo che non la insegnerò a nessun Pokémon. Saliamo su. Ancora. Un ascensore no, eh. Ok, di qua se non ricordo male c'era uno strumento, infatti un Nitramax. Ok. Di qua c'era un altro strumento, perché no? La gente nasconde gli strumenti dentro le tombe dei Pokémon. È una roba fantastica. E noi possiamo saccheggiarle così tranquillamente. Allora, questa è una pozione max. Qui c'era altro? No. Qui no. Ok, proseguiamo e saliamo. Ed ecco il primo membro del Team Hydro. Ah, peggio per te! Arrivando prima avresti dovuto lottare contro quegli smidolati del Team Magma. Invece adesso devi vedertela con dei tipi duri come noi. Tu saresti un tipo duro? Amico, mi tremano le ginocchia, davvero. Un Carvagna aeroassalto dovrebbe bastare, infatti. Tu saresti un tipo duro, no? Amico, ritirati in un convento o in un'abbazia. Allora, qui c'è uno Zinco, fantastico. Ok. Andiamo avanti. Un'altra recluta, salve. Questo ha addirittura uno Zubat. Ok, la cosa non è bella, quindi io cambio, metto suello e faccio facciata. Faccio facciata. Ok, andiamo avanti, una lotta in doppio. Però io devo curare un pochetto il nostro amico. Ecco qua. Ok, via. Ok, Wilmer e Poiché. Noi facciamo aerassalto su Wilmer e Frana, perché Frana colpisce tutti e due i Pokémon nelle lotte in doppio, quindi è molto utile. Cosa hai fatto, Boato? Peggio per te, amico, peggio per te. Perché adesso io faccio fulmine su Wilmer. Perfetto. L'Aeron sale addirittura al 35. Ora è il turno di Zubat. Che palle però con sto bullo. È rotto davvero. Fulmine. Ancora. Avete rotto? Basta. Non sanno fare altro. Tutte mosse che confondono. È una roba scandalosa proprio. Sì, Ferrarti no, aerosalto, volo, dai. Perfetto. Suelo rimane là in aria come un fesso, non torna più. Come l'altra volta. Allora, lì c'è il capo del team Idro, Ivan. Salve Ivan. Max del team Magma ci ha preceduto, ma anche noi abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La sfera rossa custodita presso il Monte Pira è ora nelle mie mani. Ah ah! Possiamo realizzare il nostro obiettivo. Ok, team, diamoci da fare. Let's go! Ok, praticamente il Team Magma e il Team Hydro hanno rubato le sfere che custodivano questi vecchietti. E ora ci toccherà a noi andare un po' a inseguire questi furfanti. E la prima cosa da fare sarà andare al rifugio del Team Magma, a cui potremo accedere grazie allo strumento che ci hanno appena dato, lo Stemma Magma. Ok, facciamo volo verso Ciclamipoli. Volo verso Ciclamipoli, esatto. Perché il rifugio del Team Magma si trova presso il Passo Selvaggio, là vicino al Monte Camino, quindi da qua dovremo arrivarci in fretta. Intanto io recupero Swampert perché devo insegnargli forza. Perché ci sarà utile forza nel posto dove stiamo andando. Scendi, bravo. Ok, detto questo io penso che taglio il video qua e ci rivediamo quando sono arrivato al rifugio o nei pressi del rifugio. Ok, siamo sul Monte Camino e dirigiamoci verso il rifugio. Dunque, se andiamo di qua ora ci apparirà un messaggio che ci dice: oh, il masso si muove grazie allo stemma magma, che è quello strumento che ci hanno dato.
E finalmente possiamo entrare nel rifugio del Team Magma. Che emozione! Allora, devo insegnare immediatamente forza a Swampert. Eccolo qua, forza, sì, usa, sì, ok. Al posto di pazienza, sì, direi che al posto di pazienza va bene. Ok, vai Swampert, sposta i massi come solo tu sai fare. Uno e due. E proseguiamo. Sì, metto repellente subito, immediatamente. Allora, zaino. Dov'è? Eccolo qua, super repellente. E andiamo avanti. Non mi ricordo nulla praticamente, però andiamo un po' a caso. Salve. Ok, un po' CN, noi facciamo coda d'acciaio e ce ne liberiamo agilmente. Ora andiamo di qua. No, di qua dove si va? Ok, non lo so. Vabbè, esploriamocelo un po' tutto. Allora, qui non c'è uno strumento? No, nulla. Hanno fatto questo piano per niente? Come al solito. Ok, torniamo su perché volevo andare a vedere cosa c'era di qua. Nulla. Quindi si può andare solo di là, perfetto. Non ci siamo persi niente. E quindi usciamo. Fammi uscire, grazie. E in poche parole dobbiamo batterli un po' tutti questi qua e andare dal capo del Team Magma che si trova alla fine di questo posto. E affrettiamoci, allora. Salve. Aspetta! Non penserei che ti lasci passare come se niente fosse. Vogliamo vedere? È il turno di Namel. Ok. Facciamo botta in testa. Ancora? Fantastico. Vediamo un po' che ci dice. Wow! Ti cedo il passo. L'hai capito, eh? Allora, io direi di cambiare il Pokémon davanti. Di mettere. Tipo Cacturne, che non lo usiamo da un po'. Dalla volta scorsa. Salve! Cosa, cosa, cosa? Qui ci dovrebbero essere solo i membri del Team Magma. Tu non indossi l'uniforme del Team Magma. E meno male, mi fa abbastanza schifo quell'uniforme. Ok, noi facciamo Giga Assorbimento. E Giga Assorbimento. Ah, ho aumentato i PP di Giga Assorbimento e di Vampata grazie al PP su che avevo nello zaino, come mi avevano consigliato nei commenti. Salve. Oh, un intruso. Ok, finta che è super efficace. È il turno di Namel, ancora finta. Devastante, no, è devastante. Cacturne è una roba pazzesca. Ok, ops. No, ma è bellissimo, cioè. Dai! Solo a Pokémon posso. Puoi fare così. Queste cose le puoi fare solo su Pokémon. No, è bellissimo. Che poi no, io faccio così, non mi vede. E gli vado dietro. No, è una cosa spettacolare. Salve. Ok, Baltoy, ancora finta. Zubat finta. No, davvero Cacturne è devastante. È un Pokémon fenomenale. Allora, scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Ho paura di entrare lì dentro. Vediamo un po'. No, ci si può andare, ma a me non mi va adesso. Allora andiamo di qua. Ok. Oh, troppi posti dove andare, mi perdo. Salve. Lotta in doppio addirittura. Ok. Fantastico, abbiamo. Il Pokémon giusto, allora facciamo finta su Namel e Surf. No, 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 non forza, Surf. Ho sbagliato, vabbè, non importa. Bullo, fantastico. Facciamo finta e Surf, questa volta perfetto. Ok, chi è rimasto un po' indietro? Manectric, allora lo mettiamo davanti. Ok, se andiamo di qua c'è uno strumento fantastico che è una ricarica totale. Buono. Quindi l'effetto repellente, ne mettiamo un altro senza problema. Dai, fammelo mettere, il super repellente. Andiamo di qua. Ok, lì c'è uno strumento. Vabbè, dai, prendiamolo, salve. Ok, perfetto, uno Zubat, onda shock e via così. Ora andiamo. Chissà, magari non ci vede. E invece no. Che occhi di falco che hai. Il turno di Poiciena, facciamo. Fulmine. Stavo per fare fuga, invece. Ok, ecco qua. Elisir Max. Perfetto. Ora scendiamo. Andiamo di qua. E usciamo di qua. Sto andando proprio a casaccio, però spero di trovare l'uscita di questo posto. Cos'è qui? Un labirinto? Salve. Sì. Un altro Zubat, un altro Onda Shock. Perfetto. Ora andiamo ancora avanti. E c'è una caramella rara. Wow! La diamo subito a qualcuno. Usa su. Facciamo l'Iron, dai, così ce l'abbiamo tutti al 36 tranne Manectric che ci salirà tra poco, ve lo dico io.
Dunque, abbiamo capito che di qua non c'era niente a parte gli strumenti, quindi dobbiamo cambiare strada. Finito l'effetto repellente, ancora, che palle. Dov'è? Eccolo qua. No, dov'è? Ok, allora andiamo di qua. Ehi, ho detto di qua. Scendiamo e cerchiamoci un'altra strada, tipo dall'altra parte, perché di qua non c'è nulla da fare. Allora, questi li avevamo battuti, dobbiamo scendere di qua, entrare qui dentro e proseguire. Quanta lava! Salve! Uno Zubat, che spettacolo tutti Zubat! In modo che ce la sbrighiamo tanto facilmente con Manectric. Allora andiamo avanti. Di qua cosa c'è? Un'altra recluta. Noi vogliamo aiutare il nostro capo a realizzare la sua fantastica idea. Non fa differenza se sei del Team Hydro o se stai solo passando di qua. Chi interferisce con noi non la passa liscia. Allora la passa ruvida? Vi prego, non disiscrivetevi per questa battuta penosa. Allora, fulmine non ha effetto. Allora facciamo attacco rapido, attacco rapido, attacco rapido, attacco rapido. Perfetto. Andiamo avanti. E lì c'è un altro strumento. Bellissimo. Una pepita da vendere. Ok. Wow. Andiamo avanti. Finito l'effetto repellente again. E allora di nuovo lo dobbiamo USA. Ok. Salve. Un Baltoi ancora. Che palla. Attacco rapido, attacco rapido. Brutto colpo. Bravissimo. Una lotta in doppio, vediamo un po' con chi stiamo messi. Con Swampert, va bene, dai. Su, facciamola. Ok, Zubat morirà sotto i colpi dell'onda shock e surf adesso. Perfetto. Ok. Sì. Andiamo avanti. Salve. Ok, 1000.000 Pokémon non ce la posso fare con Manectric. Mettiamo Swampert. Facciamo surf. Ok, Mightyena, facciamo ancora surf. Perfetto. Ancora surf. No, spettacolare, ancora surf. Sei troppo forte, Swampert. Ti stimo. Allora, qui c'è un'altra Pokéball. Noi ce la prendiamo, Revital Max. Quanti strumenti in questa parte? Veramente un casino. Scendiamo e finalmente siamo arrivati dal capo del Team Magma. Eccolo qui, ciao Max. Groudon, te ne stai lì, cullato dal magma e niente potrebbe svegliarti dal tuo sogno. Sonno. La sfera blu è quello che cercavi, non è vero? Ti ho portato la sfera blu. Il suo splendore ti sveglierà. Fammi vedere la tua potenza. Wow, effetti speciali proprio da cinema. E Groudon si avvicina? Guardatelo quanto è minaccioso. Che succede? Non ci voleva la sfera blu? Groudon, dove sei andato? Mi dispiace, amico, ti ha dato buca. È stata colpa tua, allora! Ho visto che ti aggiravi da queste parti e la tua presenza non è gradita. Ci sono! Devi aver usato un trucchetto. Ma che cazzo stai dicendo? Ma stai bene? Oh mio Dio, Pokémon super pompati! Questo ci rompe, speriamo di no. Allora facciamo fulmine. Perfetto, brutto colpo grande Manectric. Sarà al 36. Ora il turno di Camerupt. Sì, no, volevo cambiare Pokémon. Allora cambiamolo velocemente, mettiamo. Oddio, Camerupt al 39. Ok, Crobat, facciamo ancora surf. Ok, non basta, surf. Perfetto, brutto colpo. E ce la sbrighiamo. Ok, sì. Dunque, abbiamo battuto Max. Perfetto, quindi ora possiamo uscire tranquillamente. E aspetta, dove? Ok, devo uscire. Oddio, non ci sto capendo niente. Ok. Usciamo di qua, prendiamo questo strumento. Fune di fuga. Fantastico. Però voglio finire di esplorare il posto. Entriamo qui. Vabbè, io direi che ce lo finiamo di esplorare nella prossima parte. Niente, se questa parte vi è piaciuta, lasciate un commento e un voto. Io vi ringrazio e vi saluto. Un saluto da Johnny Nicor. Ciao!